Buongiorno a tutti, benvenuti. Eccoci. Benvenuti. Buongiorno. Eccolo qui. Oggi abbiamo con noi il nostro Fabrizio. Adesso, dopo vi racconterà un pochettino lui chi è. Oggi faremo un po' una diretta particolare. La facciamo in due, così almeno vi coccoliamo super bene. Allora, per chi non mi conosce, io sono Jessica, sono un'estetista ayurvedica, un'estetista energetica, e sono una terapista shiatsu e infine anche una terapista olistica. Ho fatto diverse tipologie di percorsi anche a livello energetico, dal TTR, il Theta Healing, con Ileana Rotella, che è la nostra insegnante. Detto questo, come ogni mia diretta, iniziamo facendo una piccola meditazione, così ci centriamo bene. Poi vi farò vedere un piccolo trattamento e poi invece Fabrizio farà il suo pezzo, come si suol dire. Prima di iniziare la meditazione, scusate, oggi ho la luna perché sennò abbaia e perciò me la devo tenere qui in modo che non, sennò ci disturba. Prima di iniziare la meditazione vi ricordo innanzitutto quello che ci serve oggi, che sono poche cose, quindi tonico oppure l'acqua, qualche fogliolina di menta o l'olio essenziale alla menta e le bottiglie d'acqua e i fazzolettini. Se avete anche del cotone prendete anche quello, ok? Vi consiglio, o lo fate adesso con noi, oppure l'ideale sarebbe che iniziate a far bollire un po' di acqua con dentro la menta, che così poi è tutto pronto per l'impasto. Prima di iniziare con la meditazione, vi presento Fabrizio. Fabrizio, Ciao. lascio la parola a te, così ti presenti da solo, ok? Ok, io sono Fabrizio Poletti per chi non mi conosce, sono presidente della ASD Academy of Fighting, una palestra a Milano in via 5 Maggio 11. Sono un operatore olistico con Theta Healing, QTR, Quantum Touch Releasing, come ha detto Jessica, con l'insegnante di Ileana Rotella. E preparatore atletico, personal trainer, istruttore, altre cosucce. Niente, solo questo. Perfetto. Quindi, come avete capito, è super, super, super preparato. Va bene, allora vi faccio chiudere gli occhi, io vi guido come sempre, mettetevi in una posizione comoda, non appoggiate la schiena allo schienale della sedia, è meglio che tenete la schiena eretta e io vi guido, ok? Quindi chiudiamo tutti gli occhi. Facciamo tre bei respiri profondi. All'ultimo respiro sentiamo bene che la pancia si riempie. E questa energia entra dalle nostre narici e ci scalda, fino ad arrivare all'addome, poi prosegue su tutte le gambe, fino ad arrivare alla pianta dei piedi. Da lì immaginiamo queste radici che arrivano fino a Madre Terra e lasciamo andare tutti i pensieri della giornata. Ci svuotiamo, tutto quello che non ci serve più lo lasciamo andare, tutto quello che è successo. E intanto iniziamo a rilassarci, ascoltando il nostro respiro. Da queste radici prendiamo l'energia del radicamento, della consapevolezza, quell'energia frizzantina, quell'energia che ci dona amore e ci dona divertimento. Risale fino alla pianta del piede. Qui immaginiamo due cerchi di chakra dei piedi. E così ci riempiono tutto il nostro piede di questa meravigliosa energia. Li sentiamo leggeri. E va sempre più su nelle gambe fino ad arrivare all'addome.
arriva il primo chakra di colore rosso e tutti i chakra iniziano a riequilibrarsi, vibrano all'unisono. Sale al secondo chakra di colore arancio, sale ancora al terzo chakra di colore giallo, lassù al quarto chakra di colore verde. Sale al quinto chakra della gola di colore azzurro. Arriva al sesto chakra di colore indaco. E da lì ci soffermiamo un attimino, il nostro terzo occhio, a vedere tutte le cose meravigliose che abbiamo fatto nella nostra vita. E guardiamo che le abbiamo fatte con elasticità, flessibilità, gioia, con il cambiamento e con la consapevolezza. E andiamo ancora più su, al settimo chakra, e da lì, di colore viola, ci spingiamo più in alto, attraverso una scala meravigliosa di colore brillante, questa luce di colore bianco, oppure prendete un ascensore, come voi preferite. Andiamo su e entriamo in questa luce di colore rosa, brillantinata, ci riempie, ci fa sentire bene, ci riempie di gioia, di amore, di gratitudine. E adesso immaginiamo di essere un po' più piccolini. E ci immaginiamo nella nostra vita di tutti i giorni e vediamo che questa meravigliosa energia arriva in tutte le stanze di casa nostra, in tutte le strade, in tutti i paesi, tutta la Lombardia, attraversa tutto fino ad arrivare in tutto il mondo, portando gioia, benessere e serenità. E quando ci sentiamo pronti e siamo pieni, dalla prospettiva di luce, siamo bene con noi stessi, siamo pieni come un vaso di questa meravigliosa energia che ci regala benessere e si mette in contatto con la nostra bellezza interiore, il nostro benessere interiore, riequilibrando i nostri dosha, le nostre energie. Allora siamo pronti per riaprire gli occhi con i vostri tempi. Quanta gente! Meravigliosamente meraviglioso! Sono felicissima! Penso anche a Fabrizio che è felicissimo che abbiamo tanti così gente oggi a guardarci. Allora, spero che state bene. Ciao Dario! Vedo che c'è scritto, quindi riesco a vederti. Allora, spero che mi sentite meglio. E dopo questa piccola meditazione, ricordatevi di farla comunque se riuscite quasi tutti i giorni, perché comunque la meditazione aiuta anche per un discorso di respirazione, poi vi fa centrare, ok? Vi fa riequilibrare. Io ve la faccio da un punto di vista del benessere, della bellezza esteriore e interiore. Voi cercate di farla. Poi comunque sul giardino danzante Lombardia e giardino danzante Piemonte ci sono tanti operatori olistici che tutti i giorni fanno comunque tecniche diverse, meglio meditazioni e altre cose, quindi magari andate a vedervelo. Ok, iniziamo. Ciao Lorena, benvenuta. Allora, cosa facciamo? Spero che voi avete già preparato la vostra bella lezione. Prima di farvi fare, poi far parlare Fabri, che gli farò un po' di domande, che sono quelle che di solito voi mi fate comunque, vi faccio vedere una cosina carina che potete fare o adesso con me, oppure la fate dopo, quando finite l'allenamento. Per chi si è collegato solo adesso e magari non ha visto le altre dirette che io ho fatto, vi consiglio di andarla a vedere perché lunedì ho fatto la diretta parlando un pochettino della pelle. Della pelle e della flaccidità, della poca tonicità delle braccia, quindi abbiamo visto più la parte delle braccia, anche perché
praticamente la parte interna delle braccia tra pelle e anche il muscolo, che poi ne parleremo con Fabrizio, è quella che adesso in questa stagione, quindi arrivando comunque la stagione tra virgolette un pochettino più calda, mettiamo un pochettino le braccia, le esponiamo di più, quindi è importante curarle. Allora, prendete il vostro bel fazzolettino di carta, o se avete Kleenex va benissimo. Io ho già preparato, adesso non la vedete, ma in realtà ho preparato, ok, vediamo, perché io ogni volta con questa telecamera, perfetto, ho preparato la lozione, potete usare o il tonico, oppure con qualche goccia di menta, oppure tranquillamente fate un decotto, quindi fate bollire un po' di acqua con la menta, e andiamo praticamente a metterci i nostri fazzolettini sul braccio. Prendete il tonico, imbibite il dischetto con il tonico e praticamente fate una specie di impacco, oppure potete tranquillamente mettere il fazzoletto all'interno della lozione, così si inibisce bene, e poi lo fate a impacco sul braccio. Potete anche farlo dopo. Allora, se lo fate dopo, magari che avete le braccia un po' affaticate dopo gli esercizi, in realtà va benissimo, perché così andate un pochettino a sciogliere la muscolatura, ok? Come preferite. Invece, se volete ottimizzare i tempi, l'ideale sarebbe farlo adesso, così poi intanto proseguite a fare il vostro allenamento. E lo mettiamo sulla parte alta del braccio, perché è la parte che comunque logicamente ne va un pochettino di più a risentire. Piattate un pochettino e andate avanti così, coprendo. Mi sa che è saltata leggermente la connessione e adesso aspettiamo un attimo. Se intanto noi approfittiamo da questo punto, appena torna, se avete qualche domanda, fate pure, perché tanto oggi l'argomento sono le braccia. Quindi, di tonificazione, di che non sia estetica, perché nel senso trattamenti estetici, perché non è il mio, purtroppo meglio, non è il mio settore, ma se avete qualsiasi domanda, intanto che riaspettiamo la connessione, fatemela pure, così vediamo un attimo, così leggo. Purtroppo in questi giorni stiamo avendo un po' di problemi di connessione, quindi chiedo perdono anche a nome di Jessica, purtroppo non dipende da noi. Ok, allora, va bene, tanto che attendiamo qualche domanda, forse, ok, ci c'è sono, di nuovo. Scusate, ho avuto un problema tecnico, non so cos'è successo, se è spento da solo il PC, comunque, meno male che c'era Fabrizio, fate tutto il braccio, una volta che avete finito, succede, sono cose che possono accadere. Una volta che avete fatto l'impatto a tutto il braccio, quindi mi raccomando, coprite bene tutto, anche la parte sotto, ok? Questa parte qui. Fate tutto il braccio, impellicolate e poi adesso lasciamo la parola sia da una parte che dall'altra, così intanto potete fare quello che vi farà vedere Fabrizio. Oppure lo fate alla fine, come preferite. Questa è una lozione che comunque vi aiuta a dare un po' di tonicità alla pelle. Ricordatevi che è sempre una ricettina casalinga. Poi bisognerebbe fare dei trattamenti proprio con dei principi attivi un pochettino profondi. Però quello magari ayurvedici, quello ne parleremo poi e approfondiremo un po' più il discorso in realtà di venerdì. Ora ho un po' di domande per Fabrizio, perché in realtà sono... Jessica, c'è Lorena che non ha sentito, okay, cosa stava... Ok, ho visto, riesco a vedere. Allora, Lorena, ho applicato sul braccio, prepara o dell'acqua e dentro ci metti delle foglie di menta
e le fai scaldare un attimo, fai una specie di decotto, oppure puoi applicare tranquillamente il tonico del viso con qualche goccina di essenza alla menta. E fai questo impacco con i fazzolettini di cotone. È una lozione che aiuta a tonificare la pelle e in realtà andando a lavorare, facendo fare gli esercizi che farà vedere Fabrizio, si ha più risultato perché comunque intanto facendo il movimento fisico si ossigena meglio il tessuto, quindi logicamente il preparato, chiamiamolo così, arriva più in profondità. È giusto una ricettina casalinga. Poi ovviamente i trattamenti professionali sono un pochettino più specifici, ok? Però di questo poi ne parleremo venerdì, che faremo l'altra parte, che ci sarà comunque tutto un po' il trattamento che si può fare a livello estetico, ok? Ora, poi se avete domande fatele, sia a me che a Fabrizio, che noi vi rispondiamo tranquillamente. Faccio io un po' di domande a Fabrizio, quelle che mi fate voi di solito, no? Almeno quelle che fanno le mie clienti a me, ok? Del tipo, una delle domande, Fabrizio, che mi fanno le persone, le donne, più che gli ometti, mettiamola così, anche se anche forse gli uomini ci tengono alle loro braccia, ma forse la donna, con la storia anche di un po' di cellulite, diciamo che è un pochettino più propensa a farsi trattare. Una di queste domande in realtà che mi chiedono in molti è questa. Come te la faccio io? Nel senso, però mi chiedono sempre, come incide a livello l'attività sportiva per la tonificazione delle braccia? Allora, qui potremmo stare delle ore a parlare, perché vabbè, io sono comunque, come ho detto all'inizio, personal trainer, istruttore e sono praticamente un libero professionista dal 2013, anzi dal 2012, ho iniziato a lavorare in palestre nel 2012 e quindi ne ho viste di cotte e di crude. E quello che mi sono accorto è che soprattutto le donne sono combattute sul allenare le braccia, se vengono in palestra, preferiscono allenare più la parte inferiore rispetto alla parte superiore, ma perché sono combattute con i pensieri che ci sono dei luoghi comuni sul fatto che allenare le braccia per la donna vuol dire ingrossarsi troppo. E quindi diventerebbe antiestetico. Sfatiamo questo mito. Primo, perché una donna che si tiene in allenamento, e allenamento non significa solo ed esclusivamente alzare dei pesi, dei carichi, ma un allenamento potrebbe essere tutto, da corsi ad altro. Quindi cosa succede? Che una donna non è uguale a un uomo. E cosa vuol dire? Che l'uomo è molto più propenso ad aumentare la massa muscolare più facilmente, ma perché entra in gioco il testosterone, che nella donna non c'è come in un uomo. Quindi di conseguenza anche allenare le braccia, anche con carichi, credetemi che non potete diventare come un uomo. Tutte le donne che sono dei bodybuilder, quindi magari fanno gare di estetica, non bikini model, bikini fitness o fitness model, ma proprio bodybuilding, le vedete grosse, ma perché non sono naturali come gli uomini. Quindi è un mio pensiero, ma è così, credetemi, andate a informarvi veramente, non c'è niente di naturale nell'essere enorme, ok? Quindi, la domanda è naturale, potete tranquillamente, o meglio, l'esclamazione è naturale, potete tranquillamente allenare le braccia senza aver paura
di diventare muscolose, ok? Più o Ok, meno. hai risposto perfettamente. Allora, un'altra domanda che mi fanno le mie clienti spesso, allora, essendo che io tratto più la tonicità della pelle, ok, quello che mi dicono spesso è questo: che differenza c'è? Nel senso, perché che differenza c'è? Perché dovremmo poi parlarne magari tutti e due, no? Perché tu sei più sul muscolo, io, o meglio, anch'io sui muscoli, però quello che fai tu è l'allenamento più muscolare. Quindi, perché una persona dovrebbe allenarsi anche e non fare solo, ad esempio, i trattamenti estetici? Non so se sono stata molto chiara, se hai Sì, capito cosa intendo. cerco comunque di rispondere in maniera generica. Allora, noi siamo fatti di compartimenti, ok? Quindi partiamo dall'interno, quindi dalle ossa, poi ci sono i muscoli e poi c'è la pelle, che è l'ultimo strato del nostro corpo. Di conseguenza, tutto quello che c'è di più esterno si modifica in relazione al nostro interno. Cosa significa? Significa che la pelle si adatta, dato che è un tessuto elastico, si adatta al cambiamento del tono muscolare o dell'aumentare di qualcosa che può essere massa grassa, massa muscolare, tonificazione, quindi tutto ciò che cambia al nostro interno, la pelle si adatta proprio perché è un tessuto che ricopre tutto il nostro corpo. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, direi chiarissimo. Quindi mi raccomando, è importante sia allenarsi, proprio per quello che ha detto Fabrizio, ma non basta almeno, non basta solo allenarsi, ok? È importante anche fare trattamenti, perché comunque la pelle ha bisogno di essere trattata. Quindi le due cose si legano. È un po' come quando noi donne abbiamo la cellulite. Parlo noi donne perché l'uomo ha il grasso, non ha la cellulite, ok? Che comunque bisogna sia farsi fare il trattamento, ma allo stesso tempo bisogna fare l'allenamento e poi un'alimentazione, così almeno da fare gli step, diciamo, tra virgolette, che aiutano, ok? Per quello è molto importante anche l'allenamento. Hai già parlato prima delle braccia, no? Stavamo parlando che, perché tante donne mi dicono, ah no, non mi voglio allenare perché poi mi vengono le braccia grosse. Ma in realtà hai già detto prima qualcosa su questa cosa. Perché ti dico che in realtà, diciamo che almeno la maggior parte delle persone che ho avuto il piacere di trattare avevano proprio paura che le loro braccia si ingrossavano. Però ne abbiamo già parlato prima, hai già comunque spiegato un pochettino, quello che è comunque che le braccia non diventano grosse. Quindi non avete timore perché donne, mi raccomando, allenatevi perché così almeno riuscite a rassodare ancora di più il tessuto, ok? Ovviamente non pensateci troppo tardi, quindi è sempre meglio prevenire e prendersi cura di sé, perché se no, poi dopo, se ci pensiamo troppo avanti con l'età, riusciamo lo stesso a ottenere i risultati, ma ci vuole un po' più di tempo. Ciao Laura, ciao Marco, grazie dei complimenti, vi mando un bacione. Fabri, volevi dire qualcos'altro? Magari non so, qualcosa che a te ti viene in mente che di solito le tue clienti, i tuoi clienti presso la palestra ti chiedono sulle braccia, visto che il tema di oggi è quello. Sì, allora, faccio un passo indietro e apro una piccola parentesi. La differenza che voglio portare nel mondo del fitness o comunque nell'allenamento è proprio non più un allenamento che si basa esclusivamente sull'allenamento estetico e quindi si va soltanto sul fisico, ma un allenamento a 360 gradi. Quindi cosa vuol dire? Che, come dico spessissimo,
la pianta deve essere annaffiata dalle radici e non dalle foglie. Quindi l'allenamento per raggiungere, scusate, per raggiungere i risultati estetici, bisogna allenarsi, è vero, fisicamente, ma non soltanto. Bisogna anche allenarsi internamente con un percorso di crescita personale. E penso che anche Jessica faccia la stessa identica cosa, perché altrimenti non potremmo collaborare. Cosa significa? Che se una persona pensa solo ed esclusivamente a un allenamento come fine a se stesso, giusto per, probabilmente cosa succede? Ed è quello che vedo spessissimo. Che se non capisce che, se non è, prima di tutto, se non è seguita, e se non è seguita da una persona competente che fa innamorare dell'allenamento, è difficile che dopo 2-3 mesi, è già tanto, dopo un po' smette. Ma perché, parliamoci chiaro, si rompe le scatole della palestra, si annoia, e perché non vede magari i risultati immediati, ma perché, come ho detto prima, i risultati prima sono interni e poi di conseguenza sono sul fisico. Perché? Vabbè, a parte che sto in questo periodo sto portando avanti comunque dei workshop proprio, e l'abbiamo iniziati 3 settimane fa. Il primo workshop è stato sulla parte inferiore del corpo, quindi sulle gambe, il secondo sulla schiena e sugli addominali, e proprio domani sera il workshop sulle braccia, domani sera. Quindi, se volete, quindi mi raccomando, non mancate, visto che l'argomento sono le braccia, nel caso chiedete informazioni a Fabrizio, così facciamo un lavoro più mirato. Sì, o chiedete a Jessica, che poi riferisce a me, quindi come volete. Ma quello che voglio portare è soltanto in questi workshop non si va soltanto a far vedere determinati esercizi, e oggi vi darò sia qualche piccolo esercizio ma anche qualche pillola di quello che andremo a fare stasera al workshop. Ogni parte del corpo trasmette qualcosa. Le braccia non è soltanto un allenamento di, ripeto, estetico, ma cosa vanno a fare le braccia? E soprattutto per le donne, ed è anche per questo che, io parlo sempre in generale, poi bisogna sempre vedere il soggetto, quindi non prendetela magari sul personale, ma io parlo in generale, in un inconscio collettivo, ok? Le braccia per le donne è un po' più faticoso, perché la scusa è la scusa superficiale, è la non voglia di diventare grossi, ok? Quella è una scusa, ma è una scusa superficiale. Sotto a tutte queste cose, in un inconscio collettivo, è il fatto che le braccia, qual è la loro funzione? È flettere. Quindi qua fletto e spingere, perfetto. In una donna, perché è molto più facile per l'uomo, ma per altri motivi che non stiamo qua a parlare, che per la donna, far rispettare i propri spazi. E quindi le braccia, allenandole, usandole bene, con coscienza, con consapevolezza, fanno anche rispettare i propri spazi, portano a me delle cose, fanno, quindi quando andiamo a spingere, a tenere lontano, anche col fisico, perché ripeto, è vero che il fisico è l'ultimo, ma proprio perché è l'ultimo step, tutto parte dall'interno. E quindi il fatto di tenere lontano, far rispettare i propri spazi, portare a me qualcosa, quindi magari il raggiungimento degli obiettivi, che ne so, portare con me abbondanza, portare quello che voglio nella vita, portare a me, dentro di me, spingere fuori quello che non mi interessa, quello che
mi dà fastidio, okay? Il non far rispettare i propri spazi, quindi magari una mancanza anche di allenamento di braccia con consapevolezza, la mancanza di questo può portare a che cosa alla donna? All'ingrassare. Per far rispettare i propri spazi, l'unico modo che si ha fisicamente per fare una cosa simile è aumentare di peso. E quindi, soprattutto per le donne, nella parte inferiore del corpo. Poi ripeto, qua stiamo parlando in generale e poco. Ci andrebbe un workshop solo di questo, quindi ore e ore e ore. Però l'allenare le braccia sembra una cavolata, ma allenarle con consapevolezza porta la persona, soprattutto la donna, in uno stato interiore di benessere fisico, emozionale, mentale e una presa di coscienza tale da dire: cavolo, io esisto, mi faccio rispettare e so anche da chi posso scegliere. Quindi non è così banale il nostro corpo fisico. Spero di essere stato chiaro. Se avete domande, scrivete e rispondo. Ciao Carol, ho visto che ti sei collegata adesso, quindi ci fa molto piacere che oggi sei con noi. No, devo dire che sei stato chiarissimo. Sì, in effetti è la stessa cosa che io faccio anche sulle persone. Non tramite l'allenamento, ma tramite trattamenti comunque estetici, tramite massaggi, tramite trattamenti per il viso, corpo, eccetera, no? E poi comunque essendo anch'io vado a lavorare sulla consapevolezza di quelle che, ad esempio, vi faccio un esempio, possono essere le programmazioni sotto l'inestetismo. Ne abbiamo parlato anche lunedì, che comunque sotto a volte, allora generalizzo perché poi ognuno di noi è unico e quindi bisognerebbe capire quella persona, quell'inestetismo, il perché si è presentata, ad esempio. Quindi non è solo una questione che si lavora a livello, ad esempio, estetico facendo solo il trattamento e li finisce. In realtà non è così. Uno, perché comunque si va a lavorare sulla consapevolezza della persona del prendersi proprio cura di lei facendolo con amore. E poi comunque, come dice la Ayurveda, essendo anche estetista ayurvedica, loro racchiudono molto mente, corpo e spirito, quindi è l'unificazione, no? Andando a riequilibrare quella parte che magari andate anche in squilibrio. Quindi quello che fa Fabrizio, infatti per questo noi collaboriamo anche insieme, perché siamo tutte e due, diciamo, facciamo tutte e due dei lavori sia comunque sul fisico, ma lo facciamo da una prospettiva anche a livello energetico. Ok, direi che se non ci sono domande possiamo proseguire. Fai vedere tu magari qualche, non so adesso cosa avevi in programma, se ci devi vedere qualche esercizio che loro magari possono fare anche tranquillamente a casa. Penso che a me non mi vengono in mente altre cose, ecco, quelle che di solito mi chiedono le mie clienti sono in realtà quelle che ti ho detto. Perciò sì, allora il mio metodo normalmente qual è? Infatti anche quelle dirette che faccio nella palestra il lunedì e il giovedì alle 18 spiego degli esercizi, ma difficilmente li faccio vedere. Ma perché il mio metodo è rendere indipendenti le persone e non dipendenti da me. Cosa vuol dire? Che preferisco passare la conoscenza, e dato che comunque in questo periodo siamo a casa, in quarantena, chi più chi meno nel senso di esigenze lavorative, ma avete la possibilità di informarvi. Quello che dico sempre è: la conoscenza crea filtro, l'ignoranza in senso di mancanza di conoscenza crea dipendenza. Cosa vuol dire? Che avete in questo periodo la possibilità, dato che magari qualcuno è a casa, di studiare, di informarsi, di fare. E quindi il mio obiettivo è proprio quello. Io dico degli esercizi e poi ripeto che andate a cercare come fare e come non fare questi esercizi. Nel momento in cui avete cercato, poi
chiedete pure a me se è giusto o non è giusto questo video, questo non, o questa cosa. Ok, questo è il mio metodo principale. Oggi Jessica mi ha chiesto comunque di far vedere qualcosina e giusto qualcosina ci può stare. Allora, potete prendere una pallina da tennis, se si vede, ok, e lo stress, c'è anche l'aggeggio, se non ce l'avete va benissimo una pallina da tennis, prenderla in mano e cominciare a stringerla il più possibile. Questo va bene non tanto oltre che per sfogare un po' lo stress, ma anche per rinforzare polsi, rinforzare avambraccio, ok? Subito dopo, e qui lo potete fare per 30 secondi per braccio, non è un problema, tutto il tempo che volete. L'importante è che dopo non rimaniate così, perché comunque avete sforzato tanto, ma fate un po' di stretching spingendo in là le dita, ok? E questo è per l'avambraccio. Potete farla anche seduti, qua, poi adesso ne faccio vedere altri. Potete farli anche da seduti. Io vi consiglio comunque di mettervi in piedi, anche perché restare in casa non significa bloccare l'azione o bloccare la creatività, bloccare le idee. Quindi essere in casa non significa restare fermi. In che modo? Ah, ok, intanto leggo la domanda. In che modo dobbiamo collegare gli esercizi con quelli mentali o comunque per quello che facciamo? È per quello che faccio il workshop proprio su questo. Cioè, è un percorso, e è una presa di coscienza. Ripeto, in questa diretta sono stato molto, molto, molto generico. Se poi volete saperne di più, non è un problema, contattatemi o contattate Jessica, che comunque parliamo tutti la stessa lingua, e cerco di spiegare il più possibile, più nello specifico, il modo. Ma è proprio per questo che creo, in questo periodo sto creando diversi workshop proprio per una presa di coscienza. Anzi, come palestra Academy of Fighting ho organizzato un calendario proprio di corsi, potete andare a vedere, in cui ci sono tutti gli orari, è proprio messo giù in modo tale per fare un percorso fisico e interiore, è fatto proprio apposta. Quindi Ilaria, quello che forse Ilaria intende, Fabrizio, è una tecnica che fa Fabrizio, questa degli esercizi, lavorando anche sul mentale. Credo che forse era questa la... Ah, sì, sì. Questo, magari si è collegata dopo, quindi magari era questo. La cosa che io ti posso consigliare, magari a livello estetico, quando fai gli esercizi di Fabrizio, come quando fate i trattamenti estetici con me, mettete già l'intuito, che già anche quello, è vero, non è come lavorare sul mentale, ok? Però già anche quello qualcosina fa, quindi non so, mettete il pensiero che volete le braccia un po' più toniche, più belle, facendolo da una prospettiva, dandovi nutrimento, già questo vi può aiutare. Poi ovviamente, per sapere un po' più in modo specifico invece come lavorarci, e mettiamola così, cosa si nasconde dietro alla mancanza di tonicità del muscolo, allora lì sì, si entra un po' più nello specifico, e questa è la tecnica che fa Fabrizio, che fa anche nei suoi workshop, si lavora su se stessi da quella prospettiva. Anche perché, come ho detto prima, l'allenamento non è mai, mai generico, è sempre soggettivo. Quindi nell'allenamento non esiste neanche giusto o sbagliato. Esiste l'allenamento più corretto per la persona. Questo è veramente fondamentale. Quindi è per questo che a volte io non mi arrabbio, però mi dispiace, perché sento persone del mio settore, personal trainer, istruttori, che danno sempre schede uguali per tutti. No, perché non avranno risultati, forse avranno risultati alcuni, ma alcuni no. Quindi tutto l'allenamento è sempre soggettivo, ma questo è fondamentale. Il mio lavoro e il lavoro di Jessica non è
semplice, nel senso bisogna avere passione, bisogna studiare, bisogna informarsi. Quindi chi vi dà una, è come l'alimentazione, chi vi dà una dieta uguale per tutti non ha capito niente, quindi va bene così. Un altro esercizio, quindi oltre che ho detto, poi ripeto, se avete domande fatele pure. Un altro esercizio tranquillo è, potete prendere delle bottiglie d'acqua e ricordiamo che una bottiglia, per esempio questa, è piccola, è da 0,5 litri, quindi 500 ml, vuol dire che pesa 500 grammi. Un litro pesa un chilo. 2 litri sono 2 chili, quindi questo è facile, potete tranquillamente usare la bottiglia d'acqua se non avete pesi, carichi, attrezzi di palestra. Allora, anche a corpo libero, quindi anche senza, lo spazio è quello che è, quindi perdonatemi se sono un po' ristretto. L'importante, un altro esercizio, è tenere i gomiti chiusi e spingere in avanti, ok, alla velocità che volete. Questo lo potete fare minimo, io vi do minimo, quindi mi metto di fianco per far capire bene, sono qua, gomito chiuso, spingo, torno, spingo, torno, veloce, va bene, e potete farlo 4 serie, quindi 4 volte, per 1 minuto, quindi 1 minuto 30 secondi di riposo, 1 minuto, 30 secondi di riposo. Credetemi, funziona. Poi, un altro esercizio. Da qua, spingo su. Torno giù, spingo su. Torno giù, spingo su. Ok? E qui stiamo andando a lavorare un po' più le spalle, ma anche il tricipite. Stessa cosa. Sono col braccio completamente giù, leggermente in flessione. Ok? Con la bottiglia d'acqua, però, o con la bottiglia d'acqua o con una sedia, con qualsiasi carico, l'importante è che sia Io penso che tutti questi esercizi loro li devono fare con la bottiglia d'acqua, giusto? Sì, ripeto, o con la bottiglia d'acqua o con qualche peso che possono trovare, che ne so, adesso mi sto guardando in giro. Per magari quelle un po' più allenate, anche uno sgabello lo prendo bene e tiro su, quindi dipende. Comunque con le bottiglie d'acqua possono funzionare bene. L'ultimo esercizio che posso dare, ce ne sono altri miliardi, però intanto vi do le pillole. Il braccio completamente, quindi sono in questa maniera qua, non gomito largo, gomito stretto e spingo. Faccio solo questo col movimento, quindi non faccio questo, come abbiamo visto prima, giù, su. Quindi andiamo a lavorare il tricipite. Quindi questi sono esercizi basilari, anche qua potete fare 4 serie da 1 minuto, essendo con poco carico va bene anche continuativo, quindi non c'è bisogno di fare 4 serie da 20 o 3 serie così. A circuito, quindi potete fare tutti questi esercizi di fila, tutti 1 minuto ad esercizio con 30 secondi di recupero e poi ricominciare 4-5 giri. Poi se avete qualsiasi domanda scrivetemi o scrivete in privato a Jessica e io vi risponderò. Bene, devo dire che sei stato top, grazie che avete visto, sono riuscita a farvi, lui vi ha fatto questo regalo perché vi ha fatto vedere un po' di esercizi, di solito non lo fa, ma io ho cercato di dire a Fabrizio di farci questo bellissimo regalo, anche perché non basta solo trattare la pelle. Quindi, avete qualche domanda da fare a Fabrizio? Volete fare qualche domanda a me? Volete sapere qualcosa in particolare? E approfitto per dire una cosa. Una cosa velocissima, quello che ha detto Jessica, è vero, non basta solo il trattamento, faccio anche un esempio, bisogna sempre mettere tutto insieme. Cosa vuol dire? Che una persona che magari studia, passa il tempo magari in biblioteca, continua a studiare e non mette mai in azione quello che ha studiato, ecco. Quindi non basta mai fare solo ed esclusivamente una cosa sola.
bisogna poi tutto quello che si è studiato metterlo in pratica. È la stessa cosa con l'allenamento. Si va a fare il trattamento da Jessica, ma poi comunque il fisico ha bisogno del movimento. Quindi è sempre tutto collegato. Sì, poi diciamo che ecco, ha bisogno di quello, io la vedo da una prospettiva, ma anche Fabrizio secondo me la pensa così, un po' più elevata, nel senso che io lavorando con la Ayurveda non ha in realtà solo bisogno del trattamento, dell'allenamento, cioè ha bisogno anche di andare a lavorare veramente la radice, quindi bisognerebbe fare tutto questo da un punto di vista un po' più energetico, mettiamola così, perché così almeno certo. Credo che c'è sotto molto in realtà, proprio gli inestetismi, almeno col lavoro che faccio io, quindi vi parlo della mia esperienza, ribadisco la cosa che ad esempio lunedì dicevo che quando una persona ha la pelle poco tonica, generalizzo, perché ognuno di noi poi c'è sotto in base a quello che la persona gli sta succedendo, ecco, mettiamola così, ma in realtà ad esempio l'esempio che facevo io, lì c'era, ne dico solo due di sfaccettature, l'elasticità e il nutrimento, l'elasticità in realtà intesa anche come flessibilità, flessibilità proprio anche del corpo, del fare movimento. Poi Fabrizio qua penso che potrebbe dire veramente tantissimo a livello della flessibilità, però è anche quello, quindi non solo dato dal punto di vista in realtà estetico, cioè l'elasticità che noi abbiamo con noi stessi, ma è anche data da tantissime altre sfaccettature. Io penso che abbiamo detto tutto, spero che siete rimasti contenti. Se volete appunto più informazioni o volete sapere qualcosa in particolare, non esitate a contattarmi o contattare Fabrizio, come volete voi, o poi gli faccio da tramite a lui se avete anche delle domande da fare a me. Noi siamo qui a vostra disposizione. Io vi aspetto venerdì per la prossima mia diretta e faremo il trattamento continuando sempre le braccia. Sarà così il titolo, braccia da superstar, vi ho già detto tutto, facendo questo come titolo vi ho già detto tutto, no, continueremo con il nostro trattamento, vi darò come al solito delle ricettine e poi vi parlerò un po' della Ayurveda, diciamo quello che in realtà racchiude un po' le piante ayurvediche che vanno ad aiutare per la tonificazione. Quindi, Fabrizio, stasera fai il workshop sulle braccia? No, domani? No, mi sono confuso, mi sa che ho detto stasera e invece domani sera, scusate, è che okay. Pensavo fosse giovedì. No, magari sono stata io che anch'io sono con i giorni, in questi giorni non ci sto più capendo niente. Allora, quindi domani Fabrizio farà questo bellissimo workshop, quindi se volete tranquillamente potete contattarlo per partecipare. Noi vi mandiamo un mega bacione. Come al solito vi mando un cuoricione d'amore e ringrazio tutti, grazie Lorena, grazie Ilaria, grazie Laura, Carol, Dario, tutti quanti, ok? Vi ringraziamo tutti quanti, anche quelli che magari non hanno commentato e basta, vi aspetto io venerdì. Grazie, ciao a tutti, ciao.